Eccoci a Carezzano, qua è la strada, mi trovo sulla strada che da Paderna, come potete vedere, va verso Carezzano. Oggi facciamo il percorso di Cornigliasca, la prima volta che lo faccio. Questo percorso lo divido in due parti, la prima parte che parte appunto dalla strada qua di Carezzano e arriviamo fino alla frazione di Cornigliasca. Dopo, quando arriverò a Cornigliasca, inizierà la seconda parte del video che parte da Cornigliasca e proviamo, anche questo per la prima volta lo faccio, proviamo ad arrivare a, non mi ricordo più, verso Valli Unite, sopra Costa Vescovato più o meno. La giornata è molto bella, là c'è Spineto, alle nostre spalle oltre Vigneto c'è la rampina, poi provo ad attaccarmi alla rampina, adesso iniziamo con questo sterrato, vediamo di che cosa si tratta. Duma, in teoria si dovrebbe imboccare subito lì a sinistra, vediamo un po' com'è qua. Poco più avanti c'è il video per Castellania, comunque dovrebbe essere indicato. Noi praticamente dobbiamo scendere qua a sinistra e tagliamo fuori il bivio e tutto il pezzo asfaltato che va verso Castellania appunto. Eccoci, pronti qua a sinistra. Ben battuto, in teoria si dovrebbe scendere e poi risalire leggermente, già lì c'era un'indicazione, adesso noi quale prendiamo, aspetta che verifichiamo in diretta che cartelli ci sono indicati. Ecco lì, Montalecelli e Paderna. Direi di prendere un tale Celle. Poi dopo indago su quella, dove va quella strada lì, magari lo scrivo nella descrizione, se lo scopro. Speriamo di fare giusto, vediamo. Vabbè, la cosa positiva è che non scende troppo. Dovrebbe essere un sentiero a mezza costa, quindi non si dovrebbe né perdere né guadagnare troppa quota. In teoria la direzione è quella giusta. Questo percorso sulla carta non dovrebbe neanche essere troppo lungo, è abbastanza breve. Mettendo insieme i due percorsi, i due tragitti, parte 1 e parte 2, viene fuori un bel 20 minuti di sterrato secondo me. Però il pezzo più brutto sarà la seconda parte, perché si scende tanto e si sale tanto. Là si intravedono le case di Cornigliasca. È indicato d'estate perché è molto fresco qua. Si sta bene. Eccole là, sulla sinistra, le case di Cornigliasca. Dovrebbe sbucare su una strada asfaltata, poi per un breve tragitto qualche una cinquantina di metri poi di asfalto si riprende lo sterrato, mi sa.
non ho neanche il fiatone. Direi questo percorso adatto a tutti. Tra l'altro io a Cornigliasca non ci sono neanche mai stato. Vabbè, vediamo com'è il paese. Eccoci sulla strada asfaltata. Bello. C'è anche la panchina. Bella lì. Boh, direi che è anche segnato. In teoria si arriva da lì. Se si sale qua in alto c'è il cimitero di Carezzano. Noi invece proseguiamo. Anzi, sarà meglio che adesso guardo la mappa. Ci vediamo per la seconda parte.